vissuto qua più di 2 mesi. Ho capito che non è sempre facile vivere in una fattoria al centro di uno sputo di terra, nel mezzo del mare Artico. Le temperature possono scendere fino a meno 15 e le tempeste di neve possono impedirti di vedere la stalla a qualche decina di metri di distanza. Ma questo è niente. Voglio spiegarti le vere ragioni per cui non dovresti mai venire in Islanda. Il signore alla guida del trattore è Svein. È sempre pieno di battute. This is better road than in the little village. Say this further. E sa sempre tutto. Ma tutto. And they leave the tractor with the lights on. Standing there, because the sound from the tractor kills the fireworks a little bit. Ma di tutti. Here is a summer house, they are building family from È un instancabile lavoratore e per tutta la vita ha portato avanti la fattoria di famiglia. L'unica volta che l'abbiamo visto svegliarsi in ritardo è quando sua moglie gli ha staccato la sveglia. E lei è Gudni, sua moglie, una donna dai mille talenti. Con un passato da sollevatrice di pesi è la migliore insegnante di cucito d'Islanda. Capace di creare qualsiasi cosa con un filo, di lavorare in metallo, incavare il legno, decorare il natalizio e il lovebrød. Ha sempre tempo per impastare e dare da mangiare agli uccellini. Questi due personaggi hanno dato vita a dei figli prodigio e quello che stiamo aspettando è proprio uno di loro. Ah, Simmy! Oh, brucia! Calzini di lana vera, pile super pesissimo North Face. Paglia dentro le scarpe. Dovevamo essere fuori a mezzogiorno perché dovevano venirci a prendere a mezzogiorno. È 1:10, non sono ancora arrivati. Ma ci piace perché noi siamo sempre in ritardo, infatti eravamo pronti giusto giusto all'1, quindi... Però gli abbiamo appena scritto che a mezzogiorno eravamo fuori e adesso ci possono trovare sotto quel piccolo cumulo di neve là sulla sinistra se ci cercano. Eccoci, che ore sono? 1:45. Sì. E sta nevischiando. Un sacco. Guardate che macchinone. No, no, non era. Non no, era anche loro. Stavolta non era lui. Però stanno arrivando, stanno arrivando. Eccoli, eccoli. Non ci credo. Non sono neanche questi. Raga, è incredibile. Non passano macchine mai qua. Mai. Adesso già due che non erano loro, incredibile. Stanno arrivando davvero? A meno che non sia il camioncino dei gelati. Vabbè, non è che passa. Prende un po' di neve per terra e la porta in mano. Non sono neanche loro. Non ci credo, è proprio impossibile. È proprio impossibile questa cosa. Cioè non passa una macchina da una settimana. Topino, vai bene che tu. Boh, niente, forse vediamo delle persone sopra il lago da qua. Quindi probabilmente hanno detto che ci venivano a prendere. Ma in realtà sono già là, perciò andiamo a piedi, che va bene, perché è veramente lì dietro. Ok. Il carino viene con noi. Sta arrivando la macchina. Ah, Siri! Glimnar, hvað er þetta? Það þurfum að borða glimnar hérstunum. Eitthvað svona snið þegar það er ekki. Heldur það sé ekki það?
Questa ragazza che sta tagliando le unghie al cavallo è la moglie di Simmy, Anna. E questo cane che sta mangiando le unghie del cavallo è Trumma. Buone ste unghie. Mi ricordo benissimo quella volta in cui mi portò un cadavere di pecora. I mean, of course it could be, like it's soft. Yeah. But I'm not hurting her, you can see that. Yeah. But of course I cannot go very, very deep because then yeah, it reminds the blood. Is it still okay? Con Anna abbiamo imparato a conoscere i cavalli e a capire quanto siano dispettosi. Ah, mi ha morso l'orecchio! È appena arrivato il veterinario comunque. No, mi morde l'orecchio. Ma morso l'orecchio. A qualche chilometro dalla nostra farm c'è un lago che con le temperature di questi giorni si è quasi ghiacciato. Siccome a Sim e Anna piace giocare a hockey, ci hanno portato a pattinare con loro. You should just stay there. Stay there. Abbiamo poi scoperto che sono più che semplici appassionati. Fanno parte della nazionale islandese di hockey. Anna è stata la più giovane giocatrice in squadra, giocando tra l'altro insieme anche alla madre, e come loro fanno parte del team anche la sorella di Simmy e suo marito. Sono strettissimi questi affari, servono tipo 5 numeri di meno. Starci in piedi, vabbè, per ora è facile, il problema adesso è andare. Va pianino? Sì. Cosa interessante, questi ragazzi che ci stanno facendo fare questa avventura divertente sono nella nazionale islandese di hockey. Quindi sì, faremo delle bellissime figure di... Il freddo ci congela il naso e le mani, ma vogliamo sfruttare la tregua dal vento godendoci queste poche ore di luce, siccome anche oggi il sole ha a malapena illuminato la cresta della montagna. Dai, Edolina. Spingi. La prima gravidanza è sempre la più rischiosa per le mucche. Questa mattina un piccolo vitello non ha visto la luce, ma sembra che oggi anche tu da voglia partorire. Vivere in una fattoria è faticoso. Significa sfamare almeno un centinaio di pecore e una sessantina di mucche. Significa prendersene cura, imparare a conoscere il nome e il carattere di ognuna di loro.
Vivere in una fattoria è faticoso, ma non vuol dire che non sia divertente. Appena fatto partire la tua prima mucca. Grande Tobino. Dio santo. Ma in Islanda, quando tutto sembra calmo, è proprio in quel momento che avviene la magia. Nervosa lei? Nervosa lei. Era una gamba. Oddio, oddio, sono due gambe. Oh madonna, oddio, come ho fatto presto? È piccolissimo. Come tutte le volte in cui guardando fuori dal finestrino siamo rimasti a bocca aperta. Come quella volta in cui scorgemmo la lingua di un ghiacciaio insediarsi in una valle, portando con sé aria tagliente, ma fresca come la vita. Quando una serata tranquilla si è trasformata nella più indimenticabile delle notti. Che è laggiù, Pie! Si vede! Perfetto! Ma do, ma cos'è? Di qua che si vede! Che spettacolo! Madonna! C'è! Madonna, ma cos'è? Oh, ma! Guardala! Guardala! Ma!
come quando tornammo su un vulcano per portare indietro un sassolino che avevamo preso, lasciandoci indietro le brutte cose e decidendo di iniziare un futuro migliore. L'Islanda ci ha scioccati, ci ha cambiati realmente. Per cui sta in guardia, venire in Islanda significa cambiare, stringere legami fraterni, innamorarsi della natura nelle sue forme più estreme. Non venire in Islanda se non sei pronta ad emozionarti. Non venire in Islanda se non vuoi innamorartene. Non venire a conoscere persone splendide, a provare emozioni fortissime, a volere un bene dell'anima, a ridere, a piangere. Non dovresti mai venire in Islanda. Perché ci lasceresti il cuore. No, 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 no! E ora come mi alzo?